Chiediamo a Natalina Giungato, avvocato candidata al Consiglio Comunale con l'unica lista che appoggia il candidato a sindaco 5 Stelle Andrea Correggia, chi è, secondo Natalina Giungato, Andrea Correggia come rappresentante, leader del movimento e anche in questo caso candidato a sindaco della città di Crotone. Vorrei precisare che da noi del 5 Stelle non c'è il leaderismo, è molto orizzontale, però va da sé che per le elezioni comunali ovviamente a livello locale, visto che il nostro candidato a sindaco scelto e fortemente voluto dalla base, è ovvio che se vogliamo parlare di leader tra virgolette è il nostro Andrea Correggia. Chi è Andrea Correggia? Non sono io sicuramente a doverlo dire, però rammento a tutti quanti che prima di essere il nostro candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle è un consigliere comunale uscente che è comunque assegnato la vita amministrativa del comune di Crotone, tant'è che se in piccola parte, diciamo, se andiamo alla genesi dello scioglimento del Consiglio Comunale, proprio Andrea Correggia, con una mozione sulla questione annosa della piscina comunale, della piscina olimpionica, ha creato i presupposti proprio per aprire un'indagine. E da lì poi il sequel che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale e successivamente all'insediamento del commissario prefettizio. Quindi Andrea Correggia non è uno sprovveduto, non esce, diciamo così, come un fungo, non è un improvvisato, perché ha un'esperienza amministrativa alle spalle, conosce quindi tutti i meccanismi dell'assise comunale e si sa districare molto bene, perché poi si fa scuola, tra virgolette. Ed ecco il perché io ritengo che Andrea Correggia sicuramente potrà rappresentare questo comune di Crotone al meglio.